Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it e benvenuti nella recensione di Ukitel U15 Pro. Ukitel è un'azienda cinese che si è distinta molto negli ultimi mesi, se vogliamo, per smartphone estremamente economici che comunque offrono prestazioni onorevoli. Cavo USB, micro USB, alimentatore 5V 1A e qua dentro da qualche parte, eccolo qua sotto, se lo vedete c'è un piccolo pin per rimuovere il carino della SIM. Dovete per forza usare quello perché è più lungo del solito e con gli altri non riuscite a estrarre il carrellino. Questo è lo smartphone con la cover in silicone già applicata, lo trovate così all'interno della confezione, una cover leggermente puntinata con una trama a puntini molto molto fitta, molto molto sottile, che aiuta il grip, non aiuta a contenere le dimensioni visto che lo smartphone è già abbastanza importante in termini di dimensioni. Questa è la colorazione rosa, dimensioni 154 78 8,5 mm di spessore, con la fotocamera posteriore, come vedete, leggermente sporgente, non è particolarmente un problema. Più importante è sicuramente il peso, sono 202 grammi che in mano si sentono. È realizzato in metallo, questa parte centrale è realizzata in metallo, queste due bande sopra e sotto sono invece, come è facile immaginare, in plastica, di una colorazione comunque che si intona abbastanza bene al resto dello smartphone. Certo, il rosa non è quello che io utilizzerei tutti i giorni, ma questo è quello che abbiamo da recensire. Tasto di accensione, bilanciere del volume, jack audio da 3,5, carrellino della doppia SIM, microfono, speaker e porta micro USB. Come vedete non c'è un secondo microfono, fotocamera, singolo LED flash e lettore di impronte digitali. Lettore di impronte digitali che non è fulmineo ma molto preciso, non sbaglia sostanzialmente mai, non è velocissimo nello sblocco ma se la cava abbastanza bene. Parliamo invece di hardware. Come processore abbiamo un modesto MediaTek MT6753 octa-core da 1.3 GHz con GPU Mali T720, 3 GB sono quelli di RAM, 32 sono quelli invece di memoria interna, espandibili tramite microSD. Come succede sulla maggior parte di questi smartphone, lo slot della microSD è in comune con quello della seconda SIM, quindi dovrete fare necessariamente una scelta. Connettività discreta, connettività LTE fino a 150 Mbps con la banda da 800 MHz, Wi-Fi ABGN doppia banda 2.4 5 GHz, Bluetooth 4.0, c'è il LED di notifica, c'è la radio FM, non c'è l'NFC, non c'è la bussola digitale, non c'è il giroscopio, quindi tutte le app che sfruttano il giroscopio per qualche motivo, io penso a Pokémon Go, ma non è necessariamente Pokémon Go, non funzioneranno su questo Ukitel U15 Pro. C'è il lettore di impronte digitali, come vi dicevo, molto, molto preciso, non velocissimo. Questi tasti qua sotto non sono retroilluminati, al buio non si vedono un granché, hanno un riflesso argentato, così lo vedete, non vibrano neanche purtroppo. Se andiamo a aumentare il volume, purtroppo non vibrano neanche in questo caso, quindi non è tanto un problema di bug di MediaTek, così è. La versione Android è la 6.0 Marshmallow, personalizzata minimamente, in minima parte, da MediaTek. Queste sono le varie specifiche rispiegate anche all'interno dello smartphone. Le funzionalità di MediaTek sono accensione e programmazione, accensione e spegnimento programmato, gesture, poi abbiamo ancora gesture da qualche altra parte, ancora gesture qui, ancora gesture qua su, tutte le varie gesture di MediaTek a schermo spento, senza toccare il display, a schermo acceso, che non è che siano sempre precisissime. Abbiamo Hotnot per la condivisione, sostanzialmente l'alternativa al DLNA, e abbiamo un display frontale da 5.5 pollici diagonale HD 1280x720 pixel IPS. La risoluzione non sarà altissima, in certi casi magari lo si può anche notare, ma secondo me il display è il punto forte di questo smartphone, che è abbastanza brillante, il vetro frontale non trattiene troppo le impronte, insomma tutto sommato un buon dispositivo, un buon pannello. L'unica cosa, la luminosità automatica, che non è sempre precisissima, a volte rimane un po' troppo alta, a volte rimane un po' troppo bassa, dipende dai contesti. C'è poi questa cornice nera che ovviamente lo schermo sembra molto più grande quando il display è spento, quando poi l'accendiamo la cornice nera, devo dire, un po' si nota, poi nell'uso di tutti i giorni secondo me è un chi se ne frega, ma comunque esiste, è importante segnalarlo. Altro dal punto di vista software, beh, molto poco. Abbiamo questo software che è serratura software, che permette di bloccare le applicazioni con un pin. Abbiamo una manciata di temi, una manciata di sfondi per il blocco schermo, di sfondi normali e di sfondi animati, veramente niente di che.
E sostanzialmente abbiamo finito tutto quello che c'è da dire dal punto di vista software. Le prestazioni comunque sono buone, guardate anche la velocità di apertura del software, della tastiera, andiamo a digitare Repubblica, poi andiamo ad aprire il sito di Repubblica, premiamo il tasto menu visto che questo è il tasto menu e non è il tasto invece del multitasking, il multitasking si attiva tenendo premuto il tasto home, ecco qua. Aspettiamo un attimo, aspettiamo che finisca di caricare quantomeno le immagini, ci siamo quasi. Ok, allora, le prestazioni sono, devo dire, onorevoli per questo processore che non è, aspettiamo che finisca di caricare perché ho detto onorevoli ed è completamente impazzito, per questo processore che non è certo il processore più potente o l'ultimo arrivato sul panorama Android, riesce comunque a gestire discretamente siti abbastanza pesanti. Non è fluidissimo, lo state vedendo, ma secondo me è molto più che accettabile. Andiamo ad aprire la fotocamera, che è una 13 megapixel che scatta a 16 se vogliamo con l'interpolazione. Da qualche parte nella descrizione di questo HomeKit c'è scritto che ha la stabilizzazione ottica digitale, non ce l'ha, ve lo posso dire con tranquillità. La messa a fuoco è abbastanza precisa, lo scatto è abbastanza veloce, non ci sono moltissime opzioni, lo vedete all'interno di questa interfaccia. Come vengono le foto? Vengono nel complesso malino, ha un po' di problemi di esposizione, ha un po' di problemi complessivi, fa qualche... qui non so cosa abbia messo a fuoco perché sembra che non abbia messo a fuoco nulla, di rumore digitale ce n'è abbastanza anche in questa foto dove la luce non era malissimo, questa foto non è male ma il dietro è venuto completamente nero, stessa cosa questa foto che è quasi completamente nera, qui è venuto a fuoco soltanto un certo punto, insomma con buona luce riuscite a fare anche delle foto discrete, ma se per esempio questa è discreta, questa è pessima visto che è venuta completamente bruciata nella parte alta, completamente rumorosa il resto, insomma una fotocamera su cui non fare troppo affidamento. 2 megapixel che diventano 5 con l'interpolazione, i video in Full HD. Andiamo a parlare invece di audio, andiamo a prendere il nostro brano di prova, aumentiamo il volume, speaker sotto. Allora, per quanto riguarda la qualità, ok, il volume ok, forse leggermente sottotono a quanto riguarda il punto di vista diciamo multimediale, un po' meglio con la chiamata in viva voce. Andiamo ad aprire Modern Combat 5, vi ricordo la GPU è una Mali-T 720, quindi come possiamo dire, farà un po' quello che può, molto più di quello ovviamente non gli si potrà chiedere. Ha perso un paio di frame, ma comunque è rimasto giocabile. Qui nel gioco si nota un po' la risoluzione HD, che non è un full HD e su un 5 pollici e mezzo un po' lo si nota, frame rate non altissimo. Comunque giocabile, si riescono a uccidere i terroristi discretamente anche così. Non è uno smartphone che io acquisterei per giocare, ma se volete farci qualche piccolo gioco al tempo stesso non vi creerà particolari problemi. Porto fuori lo smartphone, digito il 190 Come vi dicevo, per lo speaker in viva voce è meglio rispetto alla parte semplicemente multimediale. Parlando di batteria, abbiamo una 3000 mAh non removibile, non ci sono particolari risparmi energetici, ci sono quelli di MediaTek e quello di Android stock. Come si comporta? Si comporta ok, riuscite ad arrivare alla fine della giornata con un utilizzo medio intenso, spremendolo tanto probabilmente invece non arriverete, ma arriverete comunque dopo cena. È possibile fare il reverse charging, quindi caricare un altro smartphone. Diciamo che per 202 grammi e per uno smartphone abbastanza grande come è questo HomeKit, forse 3000 mAh sono un po'
un po' stiracchiati, ci poteva stare qualcosa in più. Ma arriviamo alla conclusione: quanto viene questo Ukitel U15 Pro? Viene 99 euro su Gearbest nella colorazione nera, mi pare una manciata di euro in più per le altre colorazioni, questa oro e mi pare quella bianca se non vado errato. 99 euro per quello che ha da offrire nel complesso, ad esclusione della fotocamera, è un prezzo decisamente accettabile, quindi se il vostro budget si ferma a 100 euro, Ukitel U15 Pro fa assolutamente quello che vi aspettate. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.